Onorevole Toninelli, perché anche voi chiedete il superamento, la modifica della legge Fornero, come centrodestra. Allora, io penso che bisogna valutare la credibilità. Oggi abbiamo una No, forza ma intanto è politica vero, del no? centro. No, Perché... però bisogna vedere chi lo dice. Chi dice di voler abolire la legge Fornero, che ha mandato in pensione milioni di italiani anni più tardi, è lo stesso che l'ha approvata. Chi dice di voler abbassare le tasse, è lo stesso che le ha prima frodate e poi non le ha mai abbassate. Noi che cos'è che diciamo? Noi abbiamo fatto i conti. Abbiamo verificato che ci sono delle coperture, le possiamo andare a prendere. Sa perché? Perché abbiamo queste manine libere. Sai, le faccio un piccolo esempio perché è con gli esempi che si capisce. Le società partecipate in Italia sono 10.000. Ha visto per caso Berlusconi che le ha tagliate o Renzi che le ha tagliate? No, sa perché? Perché dentro ci sono uomini piazzati dalla politica che tra l'altro pagano il cosiddetto pizzo, una quota dello stipendio perché sono nominati dai vecchi partiti e secondo lei certa gente può tagliarle? Noi non abbiamo nessun legame con un sistema clientelare come questo e quando andremo a tagliare le partecipate e recuperare decine di miliardi di euro lo possiamo fare come abbiamo rifiutato i finanziamenti pubblici, ci siamo dimezzati lo stipendio. Io dico a casa, guardate, non ascoltate le parole, guardate chi le fa. Da una parte ci sono chi vi fa le promesse che non ha mai mantenuto, ha sempre tradito. Dall'altra parte c'è una nuova forza politica che si è presentata dicendo tagliamo gli sprechi, lo facciamo prima su di noi senza fare una legge e l'ha fatto, lo faremo anche quando saremo Allora, al governo, se gli italiani ci daranno fiducia. ecco, ha capito onorevole Lupi, quindi è una questione, tanto per cominciare, di credibilità. Ma Voi credo. siete stati anche tanti anni al governo, anche lei con Berlusconi, nei 20 anni in cui ci sono stati molti anni di governo del centrodestra, poi con Renzi, quindi la credibilità La prima... rischia di danneggiarvi molto in questa No, non campagna credo. Credo elettorale che la politica debba imparare, magari seguendo anche quello che anche l'altro giorno ha fatto Papa Francesco, quando si è sbagliato si dice ho sbagliato, si riconosce dove si sono fatti gli errori, si riconosce anche dove si è fatto un pezzo di strada avanti, perché non tutto fa sempre schifo. Cioè noi siamo abituati a vedere il bianco e il nero e ci presentiamo agli elettori, a chi ci sta ascoltando, dice guarda che quello lì, che è il mio avversario, fa schifo, mentre io sono il migliore. Non c'è chi fa schifo e non c'è chi è il migliore. Faccio un esempio. Col Movimento 5 Stelle c'è una distanza. C'è una distanza sui programmi ed è la ragione per cui la contestiamo. Poi c'è, e dico per esempio, il reddito di cittadinanza. Io personalmente credo che le persone non abbiano bisogno solo di assistenza, abbiano bisogno di lavoro e che la dignità di una persona passi attraverso il lavoro. E se ho un euro non lo do per assistere e per dare 800 euro per tu stai a casa, ma per usare quegli 800 euro per permetterti di lavorare. E il lavoro non lo dà lo Stato, ma lo danno le imprese. Quindi io finanzio le imprese. In secondo luogo, perché la credibilità non la misuriamo dicendo io sono credibile e tu sei credibile? Quando sei andato al governo devi dimostrarlo. A Roma i 5 Stelle governano e i cittadini possono dimostrare se hanno fatto bene o fatto male. Quando io ho fatto il ministro delle infrastrutture o della casa, possono decidere se l'ho fatto bene o se l'ho fatto male. Se sul tema della casa, sul tema degli sfratti, sul tema del diritto alla proprietà, ho fatto cose positive o ho fatto cose negative. Questo è il modo con cui alla fine ci si misura. Cosa sta mostrando, onorevole Toninelli? Lilli, allora, ha parlato di credibilità e di distanza del suo programma dal Movimento 5 Stelle. Allora io invito a casa ad andare, o a guardare in questo momento, ad andare su un qualsiasi motore di ricerca e digitare Patto del parlamentare, 6 punti meravigliosi con cui c'è scritto. Prometto solennemente, cioè il signor Lupi alla mia sinistra e tutti i parlamentari del centrodestra nel 2013, elezioni, vedete, 24 e 25 febbraio, promettevano solennemente quello che il Movimento 5 Stelle ha proposto e che loro hanno bocciato, ve lo dico molto tranquillamente, dimezzamento degli emolumenti dei parlamentari, l'abbiamo proposto, legge Lombardi, Lupi e il suo partito l'hanno bocciata, il Movimento 5 Stelle se l'è fatta addosso per se stesso, io mi dimezzo gli stipendi come tutti i miei colleghi senza bisogno Qui di ma una legge, no, no. posso chiederle Lo una so che cortesia però. a entrambi? Scusate, Sì, scusate. so se Siccome vogliamo. state continuando a guardare la Guardo lei, telecamera che guardo vi lei. inquadra, no, intanto guardatevi tra Certo, di mi voi che guardo. state
Ecco, perché questo non è l'appello finale agli elettori. Vorrei guardare anche a casa la gente, perché è importante. Sì, io penso che guardando negli occhi si possa anche capire chi sta mentendo e chi dice la verità. Dimezzamento del numero dei parlamentari. Prometteva Lupi e i suoi colleghi di Forza Italia, di Berlusconi, il dimezzamento dei parlamentari. Sapete che l'abbiamo proposto decine di volte nelle riforme costituzionali. Facevo un referendum, voi l'avete bocciato. Esatto. No. Non c'era mica il dimezzamento dei parlamentari. Quali sono emendamenti proposti dal Movimento 5 Stelle bocciati nonostante questo? Vado velocemente. Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, presentate dai 5 Stelle, bocciate da Lupi, che invece ha votato la riforma Letta, che manteneva in vita il finanziamento pubblico. Poi siamo al masochismo, all'ironia, mandato degli elettori, non tradire il mandato degli elettori. Berlusconi è stato sottoposto a indagine, inchiesta per la compravendita di parlamentari, e questo dice di rispettare il mandato dei parlamentari. Aspetti, no, trasparenza. Lo faccio dire a Lupi, però, per concludere, pensando così di convincere tutti. Trasparenza nei redditi, 368 milioni di euro frodati al fisco, e concludo, ascolti, e due legislature. Lupi penso che ne abbia già fatte quattro, e qua dico questo che dico, guardate i fatti, non guardate chi li dice, i fatti dicono che chi vi fa delle promesse oggi le ha già tradite tutte. Allora, onorevole Lupi, diritto di replica, anche perché se lei, Toninelli, cita tutto il programma di Berlusconi di sei anni fa, che non ha mai mantenuto, intanto deve replicare Lupi. Sul dimezzamento, ha già risposto lei, sul dimezzamento dei parlamentari, mi sembra che uno degli obiettivi di questa legislatura doveva essere le riforme. Le abbiamo fatte e i cittadini le hanno bocciate. Noi avevamo proposto l'abolizione del Senato, 315 senatori in meno, che voleva dire 315 parlamentari in meno. I cittadini italiani hanno deciso che questa proposta legittimamente era una proposta sbagliata. Per quanto riguarda l'abolizione dei finanziamenti alla politica, lo dice una forza politica che è nata e che non ha una lira di finanziamento ai partiti, e è stato il primo provvedimento del governo Letta quando si è insediato. Ma io credo, lo dico anche come suggerimento a Toninelli, che la sfida vera è sempre quando vai a governare, perché noi raccogliamo la fiducia dei cittadini, ma la distanza che viene tra noi e i cittadini è una sola, che quando vai a governare il buco della strada lo devi tappare, l'altalena in periferia la devi riparare, il tram lo devi fare funzionare, le strade le devi rendere pulite, la spazzatura la devi buttare via. Quando io ho fatto l'assessore all'urbanistica a Milano e mi hanno dato la fiducia i cittadini milanesi, ho cercato di attuare quello che facevano, i cittadini milanesi mi hanno giudicato. Oggi voi governate in alcune parti, e la scommessa vera non è continuare a rinfacciare all'altro. Tu cosa fai? Quando hai il governo del paese, che cosa stai facendo? A Roma, a Livorno, a Torino, cosa stai facendo? Questo è il tema vero. Io ti rispetto per le tue idee. Poi ci paragoniamo sulle formule, sulle proposte che hanno la stessa dignità, ma che hanno anche una forza totalmente diversa. Io ti ho contestato sul diritto di cittadinanza perché credo che la formula e la risposta per dare dignità al lavoro non sia quella. Io credo che un giovane che sta a casa, o un anziano di 50 anni, o un uomo di 50 anni che sta a casa, dopo sei mesi, anche se ha il suo reddito di cittadinanza, l'unica cosa che vuole è la dignità del lavoro. E noi lo dobbiamo dare alle imprese. E voi ritenete che lo Stato debba essere protagonista di nuovo di questa società, e noi riteniamo che debba essere invece la libera iniziativa degli cittadini. Imprese, non profit. Vogliamo paragonarci su questo? Un attimo, Lupi. Roma, Torino, Livorno e le 45 comuni amministrati dal Movimento 5 Stelle non hanno fatto aumentare di un centesimo il debito pubblico. Ma che scortese, dottoressa? Qui mancherebbe altro. Io e le faccio una domanda, ma per mi posso anche permettere di replicare a chi sta affermando delle nette falsità, perché non ha argomenti di contestazione. Adesso le voglio fare una domanda io. Siccome Lupi sta già dicendo per la seconda volta che voi state governando a Roma, in altre città come Livorno e Torino, e non, diciamo, con grandissimi risultati, non temete, su Roma, sulla capitale. Diciamo i dati, l'opinione a me non mi importa. Le opinioni sono sempre di parte. Posso finire o devo staccarle il microfono? Grazie. Le volevo chiedere, non temete che queste vostre prove di governo a livello locale vi possano in realtà danneggiare, o pensate che il vostro elettorato vi dà fiducia in ogni caso?
Allora, innanzitutto ricordiamo che abbiamo appena vinto nel municipio 10 di Ostia, che ne dicevano i grandi amministratori di Roma e di vari municipi, significa che i cittadini romani hanno ridato fiducia a Vercetto e non lo devono accettare neanche i cittadini onesti, che vengano utilizzate delle amministrazioni locali per contestare che cosa? Una forza di governo. Ma il motivo è molto semplice, non hanno argomenti. Per tutto il periodo natalizio hanno utilizzato l'albero di Natale più simpatico e fotografico del mondo per contestarli. A Roma, a chi ci segue da casa, dico una cosa molto semplice: stiamo rifacendo le strade, centinaia di chilometri di strade rifatte con appalto pubblico, mica nello stile magari di chi ho la mia sinistra nell'assegnazione diretta, e che l'assegnazione diretta magari non permette una precisa legalità. Prima c'erano comunque le assegnazioni sempre dirette. Non stai parlando di me. Vai. Dopodiché siamo il comune a Roma che ha abbassato l'84% del costo del Campidoglio e del Consiglio Comunale, e stiamo facendo la gestione dei rifiuti in maniera legale con dei contratti. Prima non avveniva la legalità. In un paese, chi ne sa più di me dice che ha una corruzione che ci costa da 50 a 150 miliardi di euro. È la prima e principale manovra economica. Tutti i comuni, ripeto, sono 45, amministrati al Movimento 5 Stelle, non hanno fatto aumentare di un centesimo il debito pubblico neppure a Roma, e nei due terzi dei comuni il debito pubblico è diminuito. In più permettiamo ai cittadini una fetta, si chiama bilancio partecipativo. Il cittadino decide se investire in un parcheggio o in una pista ciclabile per far partecipare la gente nelle decisioni che riguardano la loro vita. Questo è il modello. Mi dispiace che continuano a contestarci, allora, privi di argomenti. Toninelli, voi anche proponete di abbassare le tasse. Come pensate di finanziare questa operazione? Prima cosa, il centrodestra con Berlusconi ha governato 3.339 giorni. È dal 1994 che Berlusconi e Lupi, che è dentro in Parlamento oramai da 20 anni e più, dal 1994 che propone... Io l'ho interrotta, l'educazione impone che non mi debba interrompere. Dal 94, nel 98, nel 2001, nel 2008 e nel 2013 ha proposto la flat tax, una volta al 25, l'altra volta al 23, al 33, non l'ha mai fatto. Le tasse in Italia sono aumentate, le pensioni in Italia sono diminuite. Significa che non hanno alcuna credibilità nel dire di poter abbassare le tasse. Poi lo dice uno che è stato condannato per le imprese. Mi dica come lo finanzierete. Sì. Via, esatto. L'IRAP alle microimprese, che costa circa 5 miliardi, voi pensate. Da dove li prendete? Noi abbiamo fatto tutti i calcoli, faremo una conferenza stampa nei prossimi giorni dove indicheremo per filo e per segno tutte le coperture. Un piccolo esempio, ha parlato l'onorevole Lupi del reddito di cittadinanza. Queste sono le coperture all'ultima legge di bilancio del reddito di cittadinanza, certificate dalla Commissione di bilancio della Camera, del Senato e dalla Ragioneria dello Stato. Punto per punto, non ci inventiamo nulla, lo possiamo fare perché abbiamo la credibilità. Mi dica un esempio, per esempio. Togliete l'IRAP alle microimprese, 5 miliardi, se dovessero essere effettivamente 5 miliardi, da dove li prendete? Allora, taglio alla spesa della pubblica amministrazione 2 miliardi e mezzo, aumento che di tassazione. Tagliereste nella pubblica amministrazione? Ma centralizziamo gli acquisti. Ha visto la Consip come ha potuto lavorare? Ha lavorato in maniera pessima e noi possiamo migliorarla. Sai che c'è un Credo argomento come la DG, non l'ho interrotta. Ci sia sempre stato ogni governo di destra e sinistra che abbia detto taglio alla spesa pubblica, centralizzazione degli acquisti, aumento eccetera. Delle tasse all'azzardo. Taglio delle pensioni d'oro sopra i 5.000, taglio dei vitalizi che il signor Lupi si prende, che ha votato contro la proposta di abolizione, taglio dell'auto blu, ci sono gli affitti. Lei ha votato contro l'abolizione dei vitalizi? Mi pare scontato. Ho votato contro l'abolizione dei vitalizi? No, glielo chiedo. Sto pensando esattamente a quello che sta dicendo. Fa fatica a ricordarsi. No, non faccio assolutamente fatica a ricordarmi, semplicemente perché ho votato a favore la revisione assoluta dei vitalizi che non esistono più. C'è esattamente una pensione, come è giusto che sia, che è rapportata ai contributi che tu versi. Però, per esempio, sul tema delle pensioni a 3.000, 4.000, 5.000 euro, io sono contrario, rispetto quella proposta, ma io credo che se uno ha versato i suoi contributi in questo paese, li ha versati, non li ha rubati, allora, ha diritto alla pensione che gli spetta avendoli versati. Allora, non sto parlando dei parlamentari, sto parlando dei cittadini. Io non credo che in questo paese, come fa il Movimento 5 Stelle, bisogna ritornare allo scontro sociale, ad avere paura dei ricchi o di quelli che prendono 3.000 euro di pensione che non sono assolutamente ricchi, 4.000 euro che ce li sono guadagnati con il
il loro sacrificio. Voglio aiutare chi non ce l'ha. Ma io contesto quella proposta, non mi interessa spendacchio. No, ma voglio capisco che le unghie credo, di chi ha il vitalizio in tasca da un biglietto di sola andata per delle isole vergini e stia benissimo. No, mi lasci finire. Adesso mi lasci finire. Io non ho nessuna unghia. Ci sono delle sacche di spesa. Lasci finire. Ci sono delle sacche di spesa. E di sprechi. Ci sono delle sacche di spesa, di sprechi enorme. Per primo la corruzione. La corruzione non è mai stata aggredita. Toninelli è... Allora, adesso vi zittisco entrambi. Voglio sapere da Toninelli. Se uno prende 5.000, 4.000, 3.000 euro di pensione con la contributiva, quindi ha effettivamente versato questi contributi, voi non le toccate. Noi tagliamo gli sprechi sopra i 5.000 euro no, netti. No, mi risponda, non tagliate. Non tagliamo. Cioè, ma sopra i 5.000 euro, se uno prende 5.500 euro di pensione o 6.000 e ha effettivamente pagato i contributi, non gliela taglierete noi mica, gliela no? Tagliamo, tagliamo a quelli che hanno ricevuto di più. Lei sa che i vitalizi, il signor Lupi ha parlato di vitalizi. Ma io ho detto una cosa specifica. No, non mi interessa. Oggi un parlamentare va in pensione a 65 anni. Milioni di italiani. Signor Lupi e tutta la maggioranza di centrodestra e di centrosinistra non hanno permesso al Movimento 5 Stelle di far approvare una legge che rende i parlamentari uguali ai comuni mortali, perché loro fanno le leggi, la legge Fornero, che non vale per chi sta all'interno del Parlamento, ma vale per i cittadini, per i comuni mortali. Poi volevo dire una cosa, non credete a chi vi dice di abbassare le tasse in un paese dove le tasse sono altissime. Niente, a causa a di chi ha frodato il fisco, perché è la grande evasione fiscale uno dei grossi problemi. Lì sì che andremo a prendere i soldi, perché in Italia i furbi hanno finito di farlo. Vi faccio vedere il punto di Paolo Toninelli. Nel vostro programma proposto a proposito di sforamento dei parametri europei, c'è anche che volete e farete maggiori investimenti in deficit, quindi sforerete i parametri europei. Ma io penso che la questione non sia tanto il deficit trattato di Maastricht, quanto il debito pubblico fiscal compact. Noi abbiamo visto in questi anni qua che hanno tagliato la spesa sanitaria, la spesa sulla sicurezza, la spesa sulle scuole, il welfare familiare, per far che cosa? Perché se lo chiedeva l'Europa, perché bisognava abbassare il debito. In questa legislatura in cui chi ho la sinistra ha fatto questo anche il ministro, 200 comunque miliardi L'Italia di euro in più altissimo di debito, quindi si è fallito, bisogna prendere atto che si è sbagliato, chiedere scusa agli italiani. Investimenti produttivi, faccio un piccolo esempio. Rapido. Investimento in dissesto contro per la messa in sicurezza del territorio o per l'efficientamento energetico di edifici, innovazione tecnologica o energie rinnovabili. Sa che investire un miliardo porta... Sforerete o no i parametri se necessario, europei? Sì, se necessario. No, aspetti, la però. Lei sa che la Francia negli ultimi 10 anni ha sforato per 10 anni? Ma la Francia non ha il nostro debito pubblico. Ha però fatto più miliardi di deficit. Questa è la nostra... Serve per il benessere degli italiani. Prima questione, Lupi, lei è cattolico, praticante, vicino a Comunione e Liberazione. Ieri i vescovi italiani hanno condannato con toni molto severi le parole del vostro candidato in Lombardia alla presidenza della regione, Fontana, quando ha detto che bisogna proteggere la razza bianca. Lei come replica ai vescovi? Che il candidato presidente della regione Lombardia Fontana ha già detto che ha sbagliato e ha chiesto scusa. Io conosco Fontana da quando è stato sindaco di Varese, io ero ministro e presidente dell'ANCI, è tutto meno che una persona razzista. Dico anche che i vescovi però ci hanno richiamato una cosa e lo suggerisco non a una persona che non ha neanche il coraggio di dire il nome di chi c'ha a fianco, ma l'onorevole Toninelli, che il problema di questo paese è smetterla con la guerra e con la paura e che il Movimento 5 Stelle deve imparare una cosa. A non detto ideologizzare e demonizzare. Per esempio, accusa tutti noi politici di essere dei poltronari. Ma in questo momento il Movimento 5 Stelle legittimamente sta chiedendo ai cittadini italiani di fargli occupare una poltrona. Perché il problema non è la poltrona, ma perché per esercitare un potere e per aiutare i cittadini devi avere questa responsabilità. Ma il problema è un altro. Come la usi? Come la utilizzi? E quando poi l'onorevole Toninelli, non il signor Toninelli, perché l'onorevole Toninelli, il sindaco di Roma, vanno al governo... testimonino questo, aiutino come ha chiesto i vescovi a non lacerare continuamente il paese dipingendo il bene e il male. Non c'è il bene e non c'è il male, siamo tutti sullo stesso tentativo. Diritto di replica, lei sta con i vescovi? Ma non è un fatto di stare con i vescovi o non stare con i vescovi, qua c'è il fatto che c'è una persona, lui ha appena affermato che il Movimento 5 Stelle ha toni alti. Cioè lui sta difendendo una persona che ha affermato, ha detto frasi razziali.
siamo tornati all'oscurantismo, ma ci rendiamo conto, qua non è da stare con o contro i bersagli, qua sei da condannare fermamente una persona che ha detto una sacrosanta follia nel 2018, tornando indietro a epoche oscure, che non va accettata e che lui e tutto il centrodestra stanno mantenendo candidato a una regione straordinaria come la Lombardia. Se andassimo dietro alle tante, io dico ai cittadini, Italia, ma le stupidate siete, dovuto, la presentazione vivente delle stupidate siete voi, però, considerato come è messo oggi l'Italia. Diciamo che una sbagliata. Così gravemente va cacciato. Sì, va cacciato. Non può essere difeso. L'altra cosa, velocemente. Rapidissimo. A chi ci accusa di essere poltronari? A noi. Facciamo due mandati. La nostra credibilità, sa perché noi possiamo abbassare le tasse e fare investimenti ad alto? Stia zitto, ad altri moltiplicatori. Non me lo dice. Lei sta chiedendo di sa governare lo facciamo? Il paese o no? Perché noi poi dopo due mandati, no? Se ha un minimo di educazione lasciarmi finire, dopo due mandati, torniamo nella società civile. E quindi vogliamo, perché ne godremo noi dell'abbassamento delle tasse. Io vengo dalla società civile. Allora avete finito, chi fa la politica per sé, non mi interessa. Allora voglio sapere una cosa, dove si candiderà lei? Io mi sono candidato nel mio territorio perché siamo vincolati al territorio, non le pluricandidature che sono tutti gli altri. Ma al Senato? Al Senato uninominale o proporzionale? Entrambi. E lei, Luca? Con le primarie, ovviamente, Camera, cosa che non fanno gli altri. Nel mio territorio, nel nostro territorio, come è giusto che sia. Milano, ecco. Merate, la Lombardia, che è dove noi viviamo ogni giorno. Ecco, a proposito di... E dove farei di... far venire l'onorevole Toninelli a vedere che cosa si fa quando si fa un buon governo. Intanto fate le Toninelli, ecco, le e non usate le pluricandidature. Ovvio, ci mancherebbe altro. Lupi ha appena detto lasciamo stare la democrazia. Ti consiglio di togliere l'audio. Volevo politica. Sapere un'ultimissima cosa da Toninelli a proposito di primarie, parlamentari, eccetera, eccetera. Sì. L'avete fatto una settimana fa. Sì. Ancora non sappiamo né quante persone hanno votato, quante preferenze hanno preso quelli che sono passati. Di Maio in serata ha detto che lo si saprà nei prossimi giorni, perché ci fate aspettare tanto? Innanzitutto è un atto democratico straordinario, perché si mi risponda alla domanda. Bisogna dire, tutti hanno potuto votare, gli altri nelle segrete stanze decidono yes men e galoppini da mettere in Parlamento, che risponderanno al capo, non ai cittadini. Allora, prossimi giorni facciamo sapere tutto. Ma capo, perché mi sembra tardi? Che voi abbiate un monocratico? Perché ci sono tantissimi candidati e le pratiche sui documenti da presentare per le candidature sono complesse. Nell'era del click lei saprà. Chi si è candidato liberamente, chi ha votato liberamente, quindi quanti voti hanno preso. Aspettare. Chieda al signor Luca Berlusconi e a Salvini come stanno nominando. Ho chiesto a lei, Toninelli, poi chiedo anche a loro. Vabbè, quindi adesso vi tolgo l'audio. Grazie. Mi piace molto. Grazie onorevole Toninelli, grazie onorevole Lupi, grazie spettatrici.